L'attesa finita, domani si scende in campo e sarà partita vera tra la nazionale amputati italiana e quella polacca, che si sfideranno allo stadio Mancini di Fano. È la prima volta in Italia per i polacchi, che confessano però di essere sempre tornati vincenti dalle loro trasferte passate. Chcemy bardzo podziękować za fantastyczną opiekę i taką bardzo przyjazną atmosferę. Jeszcze w połączeniu ze słoneczną atmosferą to jest absolutnie fantastyczny czas dla nas. Signore dice che sono molto contenti, ringraziano infinitamente per tutta l'accoglienza, l'ospitalità e soprattutto anche per il fatto che c'è il sole e li accompagnerà per queste giornate. Evento internazionale dunque sotto molti aspetti, tanto da coinvolgere anche il moto mondiale che con la presenza del team Forward Moto 2 di Misano porterà sostegno alla manifestazione. E tramite il team MotoGP cercheremo di divulgare il più possibile questo evento e, come dicevo prima, questa nuova associazione per dare man forte, perché secondo noi lo sport è una cosa molto importante. E un'emozione grande è quella che sta provando Lorenzo, professione attaccante, che con un entusiasmo contagioso invita tutti a partecipare per vedere con i propri occhi la passione e l'impegno dei ragazzi contro ogni difficoltà. Beh, dico di venire a vedere la partita di sabato, perché parla da solo il campo. Vedere questi ragazzi che si impegnano e anche contro tutte le difficoltà che hanno ogni giorno, di amare lo sport, amare il calcio in questo caso, è una cosa strabiliante, perché poi parlare un conto, vederlo dal vivo è sicuramente un altro.